Allora, siamo con Ornella Di Criscio, direttore sportivo della Serapopolle Gaeta, Allianz Bar Gaeta, impegnata nel campionato B2 maschile. È finito il girone d'andata e l'Allianz Bank è prima in classifica con un punto di vantaggio su Monte Rotondo. Il 7 febbraio arriva proprio qui Monte Rotondo, qui a Palamarina. Non mi esce Monte Rotondo, scusa. Speriamo che non esca neanche niente di strano qua. Sì, insomma, per il girone di andata niente da dire, siamo veramente soddisfatti. L'unico passo falso è stato con Agnone, quindi di più penso che i ragazzi non si potesse chiedere. E stiamo rispettando insomma quello che gli abbiamo chiesto, vediamo che ovviamente c'è stata qualche difficoltà iniziale ad amalgamare una squadra che insomma presentava molti corti modi, però ecco, già alla fine del girone di andata ci ha insomma fatto ben sperare per il proseguo del campionato, perché si sono cominciate a vedere appunto quelle che erano le premesse estive. Dopo un campionato veramente positivo, l'anno scorso ci sono stati dei cambi, sì. Quindi non tutti nella piazza si aspettavano una riconferma da parte dell'Allianz Bank, che dagli ottimi risultati dell'anno scorso, il quarto posto, addirittura a questo punto primi in classifica, con grandissimi sogni e nuovi arrivi che hanno caratterizzato questo inizio positivo. Sì, sicuramente la campagna acquisti estiva è stata secondo me mirata e insomma ha dato anche i suoi frutti. L'unica cosa è che sicuramente purtroppo in B2 non si possono programmare tanto in anticipo gli obiettivi della stagione. Noi abbiamo cercato di sicuramente di migliorare qualcosa, perché comunque dopo 3 anni in questa categoria già sapevamo più o meno dove intervenire insomma in maniera un po' più precisa, quindi appena abbiamo avuto la possibilità di inserire determinati giocatori nei ruoli che noi ritenevamo fondamentali abbiamo operato questi cambi. Insomma, secondo me la differenza sta anche molto in questa situazione, però è vero anche che comunque non si conoscono mai durante l'estate le altre compagini, non si sa neanche in quale girone si può capitare, quindi magari potevamo prendere il girone come era paventato all'inizio della Calabria, e quest'anno è veramente ostico sia per, diciamo, per la caratura tecnica proprio delle squadre, che per noi organizzativamente come trasferta sarebbe stato insomma anche abbastanza pesante. Sì. Sicuramente. E cosa le volevo chiedere? Volevo chiedere prima cosa di fare un appello. Ok. Allora, ti voglio chiedere per prima cosa di fare un appello ai tifosi, sì, di essere in tantissimi, esatto, dicevi prima dell'intervista, sì, qui al palazzetto, perché i ragazzi hanno bisogno assolutamente. Sì, l'hanno proprio richiesto esplicitamente, perché noi abbiamo fatto una grande campagna altri anni appunto anche pubblicitaria, quest'anno proprio da pillare sul territorio con i progetti scuola, insomma cercando di coinvolgere quanto più appassionati possibile, perché abbiamo visto che proprio, a parte perché comunque, cioè, essere primi in un campionato nazionale credo che faccia più che piacere, insomma in genere queste partite si vedono fuori a pagamento, noi abbiamo la possibilità di vederle qui a Gaeta con ingresso gratuito, quindi credo che sia un bel vedere per chiunque ami lo sport. 6 febbraio alle 19. Il 6 febbraio alle 19, che prima contro seconda, un punto di vantaggio, bisogna ci giochiamo il campionato. E soprattutto l'appello che mi diceva il capo tifoso ai tifosi parlanti è dire urlate. Fatevi sentire, sì, insomma. Perché siamo riusciti adesso a coinvolgere un po' di persone, insomma, qualche partita si è visto veramente il palazzetto gremito, però tifosi che sostengono un po' più. Quindi magari appassionatevi un po' di più. È l'incontro dell'anno, urliamo, andiamo a buttare tutte le nostre frustrazioni al palazzetto. Sì, ok. Sì. Frustrate il calcio tutti, venite tutti. A di fare Allianz Bank Gaeta. Allora, l'appuntamento è per il 6 febbraio alle ore 19 a Palamarina per il fischio d'inizio, magari sì, gli chiediamo di venire un po', certo, prima. E poi invece questo fine settimana, vale a dire il 30 di gennaio, 31 speriamo, di gennaio, speriamo anche il 31, perché spieghiamo perché stiamo dicendo questa cosa, ci sarà ottavi di finale, quarti di finale fatti in una formula stile Final Four giocata a Bari, esatto, e la finalista andrà poi alla Final Four nazionale. Esatto, questo concentramento è quello, diciamo, l'anno scorso siamo riusciti a organizzarlo a Gaeta, quest'anno, esatto, e fu vincente proprio per, esatto, l'Allianz Bank, e poi andò, sì, a guadagnare il terzo posto nazionale, esatto, a Montichiari e Brescia. Ricordo bene. Esperta bellissima, okay, sì, perfetto. Veramente l'anno scorso la Coppa per noi è stata un'esperienza veramente unica, la prima volta che noi insomma affrontavamo una realtà del genere, e comunque ecco, dopo un po' di amaro del campionato, insomma quello della Coppa è stata veramente una grande soddisfazione per la società, ma anche ecco, per i tifosi che siamo riusciti a portare al seguito. Credo che anche per loro sia stata veramente una, almeno così dico, ancora una delle esperienze più belle che hanno vissuto.
Per quanto riguarda quest'anno sicuramente sarà un po' più difficile, perché comunque raffrontiamo gli ottavi proprio contro il Bari, quindi i padroni di casa, e sicuramente ci tengono, anche perché ultimamente ho visto che hanno avuto proprio nelle ultime due partite due sconfitte, quindi si stanno preparando alla Coppa. Sì. E perché dicevi prima, arriviamo a domenica, speriamo di arrivare a domenica. La formula è un po' diversa da quella che avevamo approntato noi per il campionato, per il torneo qui in casa. Praticamente loro hanno stabilito di fare tutti e due gli ottavi di finale, gli incontri degli ottavi, il sabato pomeriggio. Quindi le due vincenti poi affronteranno i quarti il giorno dopo, domenica a Bari, altrimenti si ritorna a casa. Vabbè, casomai noi vi aspettiamo a braccio aperte domenica. Sabato non vi aspettiamo. Speriamo di no. Perfetto. E l'ultima domanda riguarda il glorioso, tra virgolette, il settore giovanile. Sì. Dietro il tabellone pubblicitario, alle spalle di Ornella, si stanno riscaldando i ragazzi dell'Under 18 maschile. Esatto. Che sanno, avete forse sentito anche il fischio dell'arbitro, stanno per cominciare una partita. Qualcosa da dire su questo settore giovanile, che è il migliore della zona? Sì, quello veramente, siamo ovviamente strafelici del primo posto della B, ma la soddisfazione che ci sta dando questo settore credo che sia del tutto diversa, e veramente la sentiamo come una cosa nostra, perché sono ragazzi che stiamo crescendo, sono il frutto veramente questo di un lavoro. Cioè, a me è costato molto di più organizzare un settore del genere e fare la squadra per la B, ovviamente, perché è un lavoro che darà i frutti negli anni. Quindi già essere riusciti dopo un paio di anni a ottenere, siamo praticamente primi in tutti i settori, in tutte le squadre giovanili. Quello che ci interessava però non era tanto il primo posto dei campionati provinciali, ma era proprio riuscire a creare questa sinergia, a creare dei giocatori. E sto vedendo dei miglioramenti dei ragazzi, veramente evidenti. E io so che ci sono anche delle collaborazioni. Abbiamo un atleta nella selezione regionale, e dal frutto della collaborazione con l'Idri abbiamo addirittura 8 ragazzi che fanno parte della selezione, sono stati tutti e 8 selezionati per il trofeo delle province. Su 15 della provincia, credo che non siano mai gli avvenuti. Quindi vuol dire che veramente il lavoro è di qualità, al di là della vittoria dei campionati, che ci fa piacere, però ci gratifica fino a un certo punto. Quello che ci fa piacere è proprio vedere che, a parte, al di là dell'ambiente, che noi ci teniamo sempre a tenere un ambiente sano, quindi vediamo i ragazzi veramente crescono con dei valori, che non è facile al giorno d'oggi. E poi, appunto, vedere che addirittura con l'Idri già si è creata questa sinergia, i ragazzi tra di loro sono amici, non c'è competizione, cioè c'è una competizione sana, sportiva. Vedere che hanno giusto anche al di fuori, una base di educazione fondamentale. Credo che grazie anche alla dirigenza e agli allenatori. Si sono veramente, chi ha sposato il progetto l'ha capito appieno, e quindi si sono messi tutti a disposizione. E speriamo che, appunto, magari il fatto di riuscire di avere dei risultati anche abbastanza presto rispetto ai nostri obiettivi possa magari permettere di coinvolgere più persone. Questo sì, perché chi comunque non c'è molto addentro, sicuramente vedendo questi risultati magari è un motivo per avvicinarsi, diciamo, a questo sport e a questo modo di pensare alla pallavolo che abbiamo noi, e speriamo che possa dare i suoi frutti nel tempo. E allora chiudiamo con un appello ai tifosi nuovamente, e noi porgiamo a tutta la Sera Popolare, a te in particolare, un grandissimo in bocca al lupo. Questa sorta di Final Four di Coppa Italia prima, e poi per l'incontro clou del mondo. Lì veramente sarà fondamentale il tifo, vogliamo tutti dietro Vito e Mino, perché sono veramente una bella squadra questi del Monterotondo, ci hanno messo molto in difficoltà, è stata la nostra prima partita e sarà l'unica, diciamo, di quelle delle squadre avversarie che potremo affrontare in casa, quindi ci teniamo a far valere anche il fattore campo. Speriamo ai ragazzi, diremo sicuramente che sarà una partita come tutte le altre, sono 3 punti come tutti gli altri. Ovviamente però, giudicandoci lo scontro diretto, noi potremmo distanziare tutte e due le seconde a 4 punti, e quindi non significa niente, perché non ci vuole niente, abbiamo però, mostrato ad Agnone che punto di vista mentale, un minimo di tranquillità. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, Grevi.